Oggi vi parlo di un sito che vende prodotti a prezzi bassissimi, prodotti di abbigliamento, accessori, gadgets e comunque ci sono delle diverse tipologie. Si tratta di Sammy Dress, sicuramente ne avrete già sentito parlare perché comunque si tratta di un sito adatto a tutte le tasche e su YouTube vi sono diverse recensioni. Mi ha proposto di collaborare, quindi mi ha mandato alcuni dei suoi prodotti da testare e da recensire, quindi in questo video vi dirò un po' la mia opinione sul sito e sui prodotti. Come vi dicevo prima, vende abbigliamento, accessori e altre tipologie di prodotti a prezzi veramente bassi perché è diciamo una sorta di bazar cinese. Comunque, adesso vi mostro subito i miei prodotti, vi dico quali ho deciso di farmi mandare per testarli e per quali motivi, così vi dico subito la mia opinione. Innanzitutto, ho visto che moltissime ragazze hanno acquistato vestiti. Sinceramente, io non mi fido molto ad acquistare vestiti da internet senza provarli, ma a maggior ragione da acquistare comunque abiti che hanno un prezzo molto basso, perché secondo me un po' la qualità ne risente. Già non li provo, non so come sono, quindi ho preferito restare di più sugli accessori. E poi vi dirò anche a fine del video che mi sa che questa qua è un po' la scelta giusta, anche se non ho avuto modo di provare i vestiti. Quindi, per prima cosa ho scelto questa collana qui, che è una collana in sferro più o meno, con questa forma. Vabbè, adesso non c'entra niente con l'abbigliamento. Comunque a me piaceva già molto, l'avevo già vista da altre youtubers. Secondo me è molto carina. Qui ha questa catenella che permette di legarla all'altezza che si preferisce. Poi rimane così, un po' più bassa. Comunque io preferisco mantenerla ben aderente. E questa ha un prezzo di 3,80 dollari, che al momento ho fatto un cambio adesso velocemente, sono più o meno 2,80 euro, quindi è abbastanza conveniente come prezzo per una collana. La collana mi piace abbastanza e devo dire che questa è veramente carina effettivamente, quindi per me vale la pena comprarla. Poi il secondo prodotto che mi sono fatta mandare sono questi orecchini qui. Si tratta di orecchini a forma di fiocchetti, un po' blu. Devo dire che sono molto simili alla foto, quindi i prodotti sono abbastanza simili. Non aspettatevi comunque prodotti di altissima qualità. Sono molto carini, li ho messi anche, li ho indossati se volete vederli meglio, anche nel video che mi preparo con voi, lo scorso video del mio compleanno. E devo dire che sinceramente penso di aver fatto un buon acquisto perché sono effettivamente carini, non sono di altissima qualità, però sono mettibili. Questi qua sono costati 3,60 dollari, che corrispondono a 2,60 euro, quindi anche questi non sono male. Infine, l'ultimo acquisto, che è quello là che però mi ha deluso di più, perché mentre questi accessori qua sono comunque carini e si possono indossare facilmente, per quanto riguarda le borse è un po' più difficile. Infatti io ero un po' titubante da acquistare una borsa, perché comunque una borsa deve avere una qualità minima. Comunque ho detto vabbè dai, proviamo ad acquistarla, e ho preso questa clutch così, in questo color salmone diciamo. E devo dire che in questa si nota molto molto la bassa qualità, infatti sembra più che altro un portadocumenti, anche perché secondo me è un pochino troppo grande. Vabbè che io ci sono scritte sicuramente le misure, solo che io non le ho controllate, ma me la sarei aspettata un pochino più piccola. Come qualità sinceramente non mi aspettavo di meglio, anche perché questa l'ho pagata 5 euro, quindi 7,60 dollari, che sono circa 5 euro. Però vi mostro com'è, qua dentro è tutta nera, quindi non è niente di che, e poi è proprio un pezzo di plastica. Qua dentro c'è anche la tracolla, che anche questa è proprio plastica, si sente proprio che è plastica, ma ovviamente per 5 euro non ci potevamo aspettare nulla di che. Comunque all'interno non ci sono tasche, l'unica tasca è questa qua esterna. Ed è così, che si può portare a mano o con la tracolla. Sinceramente non la utilizzerei per uscire perché non mi piace molto, si vede proprio che è scarsina. La potrei utilizzare piuttosto come portadocumenti, perché effettivamente mi sembra più un portadocumenti che una borsa. È troppo grande e troppo di bassa qualità, comunque si vede, non è molto molto bella. Quindi
Per il momento devo dire che gli accessori sono più o meno promossi perché sono carini, sono come accessori che si potrebbero trovare in qualsiasi mercatino, quindi indossabili. La borsa invece ve la sconsiglio. Per quanto riguarda le spese di spedizione, qua mi sono fatto un foglio e ho scritto tutte le cose, dipendono e variano un po' rispetto a quello che comprate. Quindi forse il consiglio migliore è quello di fare ordini piccolini. In questo caso io ho speso 7 dollari, che sono 5 euro. Ovviamente tutto vi arriva in una busta di plastica e tutti questi prodotti sono proprio schiacciati dentro questa busta, quindi nel momento, una busta abbastanza piccola, nel momento in cui vi arriva vi chiedete ma come fanno a starci tutte là dentro, sono tipo messi sotto vuoto, non so come fanno. Poi vabbè, comunque una volta che li tirate fuori riprendono la forma originale, quindi questo qua non è un particolare problema, ma penso che facciano così proprio per evitare problemi con la dogana, perché potrebbero fermarli alla dogana non essendo comunque un sito europeo. Però io fortunatamente non ho avuto problemi e i prodotti mi sono arrivati in circa 2-3 settimane, quindi neanche tantissimo considerando che comunque inviano dalla Cina se non sbaglio. Quindi ve lo consiglio sì o no questo sito? Se dovete comprare qualche accessorio, qualcosa di particolare, di strano, per cui non volete spendere tantissimi soldi, vedete che sul sito c'è, non si tratta comunque di prodotti che devono avere una qualità eccelsa, come comunque buona, come delle sedi o cose del genere. Quindi se volete restare sugli accessori, su qualcosa di sfizioso e particolare, ve lo consiglio, perché comunque ci sono prodotti che si possono mettere facilmente. Se invece cercate qualcosa di qualità, ve lo sconsiglio proprio, perché vabbè, lo vedrete anche voi dai prezzi, che prodotti con prezzi così bassi non possono ovviamente avere una qualità molto alta. Comunque la Sammy Dress mi ha dato solo per voi uno sconto del 10%. Vi metto il codice di sconto nell'info box, così se volete acquistare qualcosa potrete usufruire di questo ulteriore sconto, già sui prezzi comunque abbastanza bassi. Nell'info box vi metterò anche i link comunque dei prodotti che ho acquistato, così se volete andare a darvi un'occhiata cliccate direttamente. E spero che la review vi sia stata utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!